Annuncia significative aperture Giacomo Possamai a conclusione dell'incontro romano sulla TAV, in cui il sindaco si è confrontato insieme alla vicepresidente del Veneto Elisa De Berti con il commissario straordinario dell'alta velocità alta capacità Verona-Padova Vincenzo Macello e i tecnici di RFI. Un primo confronto relativo all'ingresso della TAV nella parte ovest della città, in cui sono state illustrate le proposte di modifica al progetto attuale. Abbiamo presentato le nostre proposte, le nostre richieste di modifica, in particolare sulla parte ovest del progetto sull'alta velocità, alta capacità, e quindi la modifica della stazione centrale per come è prevista oggi, sostanzialmente interrata, il tema di Ponte Alto che verrebbe abbattuto per 2 anni e che presenterebbe enormi problemi alla viabilità cittadina, e poi altri interventi importanti per i quartieri dei ferrovieri di San Lazzaro, quindi il tema del cavalcavia di Via Maganza, l'aspetto del sottopasso di Via dell'Arsenale, tante questioni che abbiamo posto al tavolo. Abbiamo raccolto disponibilità da parte di RFI a discutere, ad approfondire, quindi c'è la possibilità di dialogare, come aveva detto anche il ministro Salvini qualche settimana fa, e di chiedere modifiche importanti. E già lunedì 12 giugno a Vicenza ci sarà un nuovo incontro con il commissario Macello nella sede della provincia, insieme agli altri sindaci del territorio interessato dal tracciato.